Noi siamo in attesa delle sentenze della Corte Costituzionale. La prima, che è in realtà della Corte Europea, di Giustizia Europea, per quanto riguarda i precari della scuola, ci sono stati sanzionati per questo e adesso bisogna porre rimedio e non si è posto rimedio come si doveva fare. Ora, con la sentenza 70 sulla mancata indicizzazione delle pensioni, altra batosta, e il 23 giugno ne arriverà un'altra, sempre per i dipendenti pubblici. Quindi conviene fare delle azioni concrete e prevenire le sentenze della Corte Costituzionale, perché non si può governare in questo modo, veramente del ridicolo, perché si viola l'articolo 3 sul principio di uguaglianza, l'articolo 36 sul diritto ad una retribuzione che sia proporzionale, l'articolo 53 sul fatto che ogni cittadino deve concorrere alle spese pubbliche sulla base della propria capacità contributiva e la PA viene sempre utilizzata come esperimento per poi applicare la stessa cosa a tutti nel mondo privato. Quindi dobbiamo fare attenzione a questa cosa. Grazie. Passiamo all'interrogazione 3551, onorevoli Monchiero e Rabino, concernente chiarimenti in merito al completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo, con particolare riferimento al territorio di Alba. Onorevole Monchiero, la illustra per un minuto, prego. Signor Ministro, non sto a raccontare la vicenda dell'Asti-Cuneo, essendo lei arcinota, è un'autostrada che non è stata completata e per la quale manca proprio il tratto centrale, quello che va da Alba a Cherasco. In quest'aula, 9 mesi fa, il suo predecessore prese l'impegno ad attivarsi affinché questi lotti mancanti venissero conclusi. E in particolare con il decreto Sblocca Italia venne anche previsto una procedura con la quale i concessionari potevano rivedere i contratti in essere per cercare di reperire le risorse necessarie a terminare l'opera. Da allora ad oggi però pare che non sia successo molto, tant'è che proprio in questi giorni il presidente dell'Unione Industriale di Cuneo ha affidato ai giornali una sua memoria, nella quale fra l'altro si danno anche notizie che spero infondate relativamente a giudizi espressi negativamente da codesto Ministero. Ecco, la nostra interrogazione ha soltanto lo scopo di sapere qual è lo stato attuale dei fatti e di verificare, signor Ministro, l'attualità degli impegni presi in quest'Aula 9 mesi fa. Grazie al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio, ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente, grazie all'onorevole Monchiero. Relativamente allo stato del rapporto concessorio dell'Asti-Cuneo, con particolare riferimento al piano degli investimenti, voglio rappresentare che la società aveva già richiesto in data 26 maggio 2014 la revisione del piano finanziario, motivando un'alterazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario. E la nuova proposta contemplava una revisione